Buon salve a tutti! Finalmente ritorniamo a giocare Tales of Vesperia, perché io lo voglio finire. Non so perché l'abbia iniziato, ma vabbè. Sì, perché volevo vedere se riuscivo a cambiare idea su questo gioco, ma per ora devo dire che non ho cambiato idea. Lo trovo veramente brutto, i personaggi sono brutti. Però adesso continuiamo, vediamo se magari più avanti cambierò idea. Allora, il mio volume c'è, il microfono tutto a posto, facciamo la transizione. Ok, dovrebbe vedersi. Ok. Anche da voi all'inizio si vedeva pausa, ma da me era schermo fermo. Comunque, continuiamo. Non mi ricordo più niente, vi giuro, perché sono passate settimane. Buon salve, ciao Tornaso, come stai? E non ricordo niente, ricordo che l'ultima volta stavamo cercando di fermare un mago, non so, un tizio cattivo, il sindaco forse. Adesso vediamo. E avevamo anche incontrato la piratessa Loli, stupida e fuori di testa. Ok, sì, dovevamo andare ad acciuffarlo. Adesso mi devo preparare, non mi ricordo più le lucine che facevo. Sto facendo e non lo so, stai correndo nello stesso posto, sei fuori di testa. Ci siamo, ok, lui ce l'ha normale. Mi sa che anche lui ce l'aveva normale. Ah, no, aspetta, aspetta, non sono ancora pronto. Rapide è l'unico personaggio decente in questo gioco, l'unico. Questi sono tutti i nuclei di Blastia. Sì, lei deve parlare così, in modo arrogante perché lo è. Per cosa sperano di usarli? Sono soltanto nuclei. Non ne ho idea, ma non abbiamo mai visti così tanti insieme, neanche al laboratorio. Lei aveva fatto la voce. Ah, forse quella sonnata, forse. Forse esiste un legame con quel ladro di nuclei. Possibile. Credevo che il vero responsabile fosse un gigante orbo, ma non mi sembra una descrizione calzante per. Oddio, è vero, si chiamava Ragù. Ragù, io lo chiamo Ragù. Forse non è il solo a reggere le fila di questa macchinazione. Mi chiedo se anche il nucleo del sestiere popolare si trovi qui da qualche parte. Ah, è vero, perché lui stava cercando il nucleo, quello che era stato rubato. Mi dispiace, ma sono tutti troppo piccoli. I pirati. Lo sapevo, questi tizi fanno capo alla coalizione sanguinaria. È una delle cinque guild supreme. Eh no, non va bene, leggi troppo seriamente. No, per gli altri, quelli che sono decenti, sì, ma gli altri, le altre, quelle due lì deficienti, manco morta. Perché quella con i capelli castani, io me la ricordo, perché questa è la seconda volta che ci gioco. Mi stava sulle palle, questa qua è veramente una rompiscatole. Invece l'altra, quella con i capelli rosa, non mi ricordavo che fosse così deficiente. Perché è vero, tu nella prima live di questo gioco non c'eri. Questa deficiente, ok, era stata inseguita dai cavalieri. E noi siamo intervenuti per salvarla e lei sa cosa che fa? Allora, capisco i dubbi, ma lei cercava, ha cercato di ucciderci tirandoci addosso un vaso. E la sua giustifica è, ma tu non vivi nel castello. Questo è fuori, quello con i capelli rosa. È una deficiente. Infatti la chiamo infermiera smemorata perché ha cercato anche di voler curare anche una stupida porta. Ok, combattimento. Io non so, non l'ho giocato. Ho fatto peso Symphony. Symphony è bello. A me Symphony è piaciuto.
sì, c'era magari un personaggio fastidioso, però questo qua... Io ricordo la delusione per aver giocato questo gioco. Cosa hai in mente il magistrato? Non lo so, non rompere. E comunque, che dicevo? Ah sì, quando era uscito la Definitive Edition di questo qua, io ero curiosa perché gli altri Tales of mi erano piaciuti. Certo, magari c'era un personaggio rompiscatole, però... quando l'ho giocato, perché tutti dicevano il capolavoro, Tales of Vesperia è il migliore tra tutti, io veramente la storia non mi era piaciuta, non mi ha dato niente, e i personaggi facevano schifo. No, aspetta, chi era fastidioso per te? La tipa, questa qua, con il vestito rosso, questo orrendo vestito che ha con i fiocchetti gialli, lei è quella più fastidiosa, veramente è una bulla. Ah, no, in Symphony. Ah, in Symphony forse il piccolino con i capelli bianchi. Troppo buonista. Però non è fastidiosa ai livelli di questi qua. È un fastidio accettabile, dai. Invece questi no, questi non si salva solo il cane. Fuori dai piedi. Ah! Oddio. Ah, quel verme smidollato di Ragù stava scappando da un branco di ragazzini. Il gigante con un occhio solo, quindi sei stato tu a reclutare i ladri e a rubare tutti quei nuclei? Può darsi. Ma figo il design, anche la spada. Sei veloce, hai coraggio, te lo concedo. Il mio braccio comincia già a fremere. Non sarebbe male averti nella mia gilda. Sono lusingato. Ma i giovani intraprendenti come te creano sempre problemi. Compromettono l'armonia del gruppo, capisci? Niente di personale. Che cosa aspetti, Barbos? Togli di mezzo questi marmocchi. Eccolo qua, Ragù. Ho già portato a termine il mio incarico e presto i cavalieri saranno qui. Preferirei non avere quegli scocciatori alle calcagne. Scusate, ma la prossima volta voi ragazzini non mi sfuggirete così facilmente. Aspetta, lui è ancora dentro, dannazione! Oddio no, lo stalker! Zaghi, affidiamo il resto a te! No, lo stalker! E quindi lavora per Ragù! Eccolo qua! Di chi si tratta? Che devo uccidere questa volta? Nessuno! Oh, sei l'assassino del castello! Questo tizio non vuole proprio lasciarci in pace! No, ma è innamorato di te, Yuri. La mia lama ha sete di sangue. Devo uccidere. Ehi, cerca di non esagerare, almeno per questa volta. Oh no, di nuovo lo psicopatico. E poi io non so se l'ho detto, ma in inglese, dato che io non l'ho mai giocato. Io perché Rapido fa quell'attacco strano? Comunque, cosa vi stavo dicendo? Ah sì, in inglese il doppiatore di Zaghi è il doppiatore di adesso di Sonic, quindi fa ridere sta cosa, un Sonic psicopatico. Era più psicopatico di tono in giapponese, ovviamente. Oddio, sono paralizzata, via. Vabbè, pensateci voi, io me ne sto qua. Ma che poi devo anche controllare le abilità di Estelise, Estelle, come cavolo si chiama. Che ha un nuovo attacco. E io devo togliere anche quell'attacco di Rapido che non so perché si grata. Oddio. Ah, è vero, oltre il limite. Com'è che si faceva? Com'è che si faceva? No, ok, questo è il coso. Ok, ma com'è che si faceva il oltre il limite? Ah.
Ok, ho difeso, ma non riesco a capire. Non mi ricordo più i tasti. Non c'è la roba. Non mi ricordo più. Sì, ho capito. Questa è la. Allora, intanto diamo qualcosa a lui. Povero, beh, ha più sensi rispetto a. A Sonic. Roger. Non mi ricordo più come si fa a utilizzare oltre il limite e Rapido sta facendo degli attacchi strani. Ok, abbiamo sconfitto. Non farti più rivedere, Stalker. Sono d'accordo. Oh, che bello, un nuovo livello. Ma è un male del diavolo! Ti sei battuto bene, ora muori. Mi sono arreso. Scusate, ma l'ultimo non ti arriva quando subisci troppi danni? Sì, ma ce l'avevo attivo! C'era la scritta 1. Devo un attimo rivedere perché sono settimane che non gioco. Sì, muori. Sei forte, sei davvero fortissimo. Non lo dimenticherò, Yuri. Ti amo. È quello che vuole dire. Un amore malato. Giuro che ti ucciderò, Yuri. Ti ridurrò a brandelli. Aspetta e vedrai. Niente, è andato. È andato. Che un personaggio così, diamine. È fastidioso anche lui. Cioè, non c'ha una backstory questo qua. Ciao. E poi non ho capito per chi lavora, se lavora per Ragù o cosa. Cosa? Sta affondando. No, non lo so, guarda Carol, ci sono le fiamme, voi state lì in mezzo. Il cervello, questi qua non ce l'hanno. Lavorerà per Pomodoro? Ah, giusto, Ragù. Tutti in acqua! Oh, cosa? C'è nessuno lì fuori? Chi è? Yuri! Accidenti alla gola. Yuri! Estelise da me! Estelise, no! Tu sei tutta mia! Lascia stare Yuri! Temo! Ma... morirà! Non c'è più tempo! Salta! Vieni con me! Chissà chi è che c'era dentro, però. Mina, daijoubu? State tutti bene? Io sì, ma Yuri! Sì, fai quella faccia, perché tanto a lei non te la darà mai. Yuri, grazie al cielo! Diave, come salata, credo di averle bevuta un secchio. È il mare, cosa ti aspettavi? E questo chi è? Yoder. Cosa? Yoder? Cavolo, lo conosci? Un altro spasimante? Guardate, una nave, siamo salvi! Ehi, siamo qui! Ah, Flynn, ce l'hanno fatta, sembrano tutti illesi. Signorino Yoder! Aspettate, vi aiuto io. So, giusto. Oddio, però che cavolo. Com'è che l'avevo chiamata? Io non voglio chiamarla Sodia. E lo posso dire, tanto è riferito alla città, dai, lo dico. Aspettate, vi aiuto io, Troia, dammi una mano. Sì, lo lascio, non me ne frega, è inteso come la città di Troia, ok? Si può dire. Città è sottinteso. Ah, siamo arrivati a Thorim, o eravamo già a Thorim? Arigatou gozaimasu, okage de tasukarimashita.
Assomiglia a Flynn, forse è il fratello. Devo ringraziarvi. Mi avete salvato la vita. Ehi, chi è questo ragazzo? Ecco, vedi. Ho prenotato una stanza alla locanda. Potremo discutere con più calma lì. Vi aspettiamo, intesi? Sì, ma che faccia ha Carol? Ah, già, ci sono anche questi. Scusa, ci entra la gola. Guardate la faccia di quella cretina lì. È più coraggioso di te, quindi non rompere le scatole, testa di cazzo. Le navi da guerra imperiali sono spettacolari, quella linea, quei colori, per tacere dei cavalieri stessi. Che meraviglia. Oddio, era testa di cazzo il nome? Sì, mi sa di sì. Era il soprannome che avevo dato. Oh, ma che meraviglia, le navi non trovate? Si possono visitare un'infinità di magnifici luoghi. Scusate, l'ho letto così perché l'ho letto male. Emozioni, mistero, spettacoli, tutti per me. Magazzino di Thorim. Questo è il magazzino del Bazar delle Fortune. Qui dentro regna la confusione, purtroppo. Credetemi, non volete verificarlo di persona. E noi ci andiamo. No, niente, mi sa che dopo ci andiamo. Siete arrivati a bordo di una nave da guerra dell'impero. Siete per caso dei pezzi grossi imperiali? Sì. Non ne avete l'aspetto. Non devi mai giudicare la copertina. Mai. C'è stata un'esplosione in mare. Cosa sarà successo? Oh, il cuoco. Dammi un'altra ricetta, dai. Mi avete trovato, i miei complimenti. Voglio ricompensarvi con una ricetta. Pollo fritto e patatine. Buono. Voglio donarti un piccolo omaggio con cui fare pratica. 3 set di ingredienti. Ok, grazie. Ora devo andare. Ci vediamo. Scusate, non ricordo più come lo doppiavo anche questo qua. Oddio, Zaghi di nuovo. Yuri te, miuna shiriai ga oi yo ne. Capua Nol de atta Raven to ka, osotte kita Zaghi te yatsu to ka sa. Zaghi te ho wa miuna te mon ja nai wa yo. Nan nano yo are wa. Nna mo ore ga kikitai yo. Annan ni tsukarete mo chitto mo ureshika ne zo. Demo 海に 落ちた みたい です し もう 会う こと も ない んじゃ ありません か どうだろうな Sì, sì, aspetta e spera. ああいう やつ には 俺らの常識 Infermiera smemorata. やだな 僕 二度と 会いたくないよ え invece 出てきても どうせ 狙いは 有利 でしょ 私には 関係ない わね io non ci tengo in questa faccenda. Sarai la prima a morire. Testa di cazzo. Mentre eravamo al largo ho sentito un rumore assordante, poi ho visto fuma non finire. Sarà successo qualcosa di grave? Ne ho visti di uomini remare verso il largo. Nessuno è mai tornato. Allora, devo un attimo vedere... Che poi devo anche curarmi. Allora, vediamo un attimo le abilità. Perché c'è qualcosa che... Forse è rapina. Forse, allora forse è questo che mi dà problemi, tanto non mi serve, tanto non si può togliere. Perché mi sa che è questo qua che mi dà problemi. Quella parte lì in cui Rapido si gratta all'orecchio, mi sa che quella è la mossa per rapinare, però non mi serve. Vabbè, lasciamo stare, lo lasciamo così e utilizzeremo gli altri. Invece, io ho visto che... Ok, 16, 17, 17, ok. Avevo visto che... sì, Estelle, la signorina infermiera smemorata, aveva imparato qualcosa. Recupero, pronto soccorso. Scusate, recupero invece? Ok.
E basta? No, c'erano altri. Lancia tutto. Consente di usare oggetti in favore di un alleato. Incrementa i PT massimi. Ok. Boh, non lo so. E poi ce l'ho anche il... No, questa è pausa. L'oltre limite ce l'ho attivato. Come caspita faccio a utilizzare? Non mi ricordo più. Libro della battaglia, ecco, magari qua posso vedere. Combo 3. Va bene. Tanto io questi tipi di gameplay non li ho mai capiti, faccio sempre a caso. Ecco qua, oltre il limite. Ah, ok, ok, non l'avevo utilizzato i tasti direzionali. Va bene, va bene. Allora, bisognerebbe andare alla locanda perché gli devo anche guarire. Tu invece cos'hai? Cosa vendi? Ragù ha chiuso il porto di Caponor. Ok, ho sbagliato la lettura perché in realtà è porto di Caponor. Quindi abbiamo dovuto interrompere il nostro servizio di trasporti. Dico, questo come parla? Ma come parla sto tizio? Vabbè. Cos'è? La locanda? No. Ai miei tempi i marinai spezzavano entusiasmo, i giovani d'oggi invece sono degli smidollati. Boomer. E sono un boomer. All'ingresso c'è scritto orfanotrofio di Tori, ma all'interno molti bambini stanno giocando. Oh, che carini. È chiusa. Tu cosa mi dici? Questo porto è un ponte tra la nostra guild e il resto del mondo. Attraverseremo tutti e sei i continenti ed estenderemo il nostro controllo ovunque. Ok. Ma c'è pure uno scivolo, no? Che figata! La mia amica si è trasferita in una città chiamata Eliord. Dicono sia stata appena fondata dall'impero. Va bene. Fatemi provare lo scivolo. No, perché? È uno scivolo! E non lo posso provare. Oh, mi cito! E non lo posso neanche accarezzare. Ma che schifo è? Diverse gilde hanno il proprio quartier generale in città. La più potente dovrebbe essere la coalizione sanguinaria. Eppure... abbiamo visto, mi pare, il capo. Quartier generale del Bazar delle Fortune. Vediamo. Wow, questo qua non ha neanche il volto. Adoro vivere in questa città. Le persone sono gentili, il clima è temperato e soprattutto la presidentessa non è qui. Oh, ok. Questa è la stanza di Kof. Ah, ecco, me lo ricordo. È la tizia con gli occhiali che ci ha provato con noi, tra virgolette, ci ha provato e l'infermiera smemorata aveva avuto un po' di gelosia. Quindi questo è il suo quartier generale, ancora lei non c'è. Questa città è la base operativa del Bazar delle Fortune, ok. Le tasse non sono alte come a Caponor, ma vigono rigide restrizioni al libero mercato. Ok, qui si vive... Ok, quindi sì, eravamo a Caponor e qui finalmente siamo a Torim. E qui almeno si sta bene, perché di là si stava veramente male. Benvenuti all'unico negozio di Torim. Ah, ok, fatemi vedere, acquista... Ne ho 12, 13, mist sarebbe meglio prendere. Forse meglio di 9 che costa. Panacea, bottiglia della vita, va bene, ho abbastanza. Oscura, lente magica. Lente magica ne prendiamo altri perché ci sa. Ah, massimo 15, va bene. Va bene, e...
spada del cavaliere. No, con le armi sono messa bene. Esatto, si può fare anche la sintesi. Caspita, quella ananas costa tanto. Ma chi lo vuole l'ananas? Io l'ho sempre odiato. Non mi è mai piaciuto quel frutto. Invece per le armi... No, è debole. Debole. Ah, frusta di cuoio. Per lei è più forte, ma chi se ne frega. Catena. Grand'ascia. Potrei migliorare un po' la grand'ascia. Vabbè, dai, facciamolo tanto. Ah, non... Ok, a posto, sì. Allora, equipaggiamento, ok, a posto. Il martello invece è poco. Borsa comune, elmo, armatura, niente. Ah, lei non c'ha niente. Probabilità del 50% di prevenire la paralisi moderatamente resistente al vento. Anello decorato con l'incisione di una spada. No, a lei non gli serve. No, la lasciamo così. Debole. 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 Niente. Tu che mi dici? Salve, volete sapere qualcosa sulla sintesi? No. Bene, se avete bisogno di qualcosa non esitate a chiedere. Oh mio Dio, ma... Ma che problemi ha sto qua? L'ho visto. Guarda che ti ho visto, Ti ho visto camminare in modo da idiota. Conoscete queste piante? Sono tutte originarie dei tropici di Tolbiccia. Sul nostro continente piove spesso in modo abbondante. Stupido. Oh, finalmente. La locanda. Adesso vediamo un po' la storia. Ah, giustamente salviamo. Stavo passeggiando nella foresta quando ho finito per perdermi in alcune antiche rovine. È stato a quel punto che ho udito l'ululato di una belva terrificante. Apatorim e Dangrest sono sul continente di Tolbiccia. L'unione che riunisce tutte le gilde ha sede proprio a Dangrest. Ah, ok, quindi è lì che proviene Carol. Ho molti colleghi a questo mondo, ma non appartengono tutti alla stessa gilda, per cui vale la pena ribadire che non ho nulla da spartire con la coalizione sanguinaria. Ok. Intanto curiamoci. 300! Va bene, dai. In un'altra città mi faceva pagare solo 150. Voi invece? Oh, salve, che carini. No, no, non salve, che carini. Oh, salve, carine. Vi andrebbe di giocare con me? Ma non pensate sia un gioco da ragazzi solo perché sono una donna? Ve ne pentireste amaramente. Beh, vergognati. Cosa? Tu? È la stessa cosa che stavo pensando anch'io, testa di cazzo. Sì? Ci conosciamo per caso? Questa amnesia suona alquanto sospetta, non credi? Ma conosco qualcuno che potrebbe rinfrescarti la memoria. Amnesia, mi duole contraddirti, ma questa è la prima volta che ci incontriamo. Sei impazzito? Non provi a negare i suoi crimini, magistrato. Questi ragazzi hanno visto tutto. Come tentavo di spiegarvi, qualcuno ha assunto la mia identità e ha cercato di compromettere la mia reputazione. È stata una scoperta sconvolgente. Stai mentendo, tu rapisci i cittadini e li dai in pasto ai tuoi mostri. L'ho visto con i miei occhi. Ebbene, Sir Flynn, che preferisci credere? A questi furfanti più con la testa di cazzo? Oppure a un membro del consiglio come moi? Flynn, Flynn, amore, ti prego, non fare cavolate.
Ma dai, ma lo vedi che è cattivo, sta fingendo. In tal caso qui abbiamo finito. Auguro a tutti una buona giornata. Cioè, guardate l'occhio, cioè io non lo so, sta ammiccando in modo strano anche, però. Invece guardate rapido quanto è bello con quella faccia da killer, lui è il miglior personaggio. Il diavolo credi di essere? Che chi diavolo è lui? Sto provando gelosia, anche se non so cos'è. Stai calma, per l'amor di Dio, testa di cazzo, stai calma. Lui è mio fratello. No, a quanto pare no. Sembrano fratelli, però... Soltanto... Sto spemorato, lo sa. È Sua Altezza Reale Yoder, candidato al trono imperiale. Mio Dio, che sonno. Ah, sì, come no, infermiera smemorata, buona questa. Dici, davvero? Sono solo uno dei candidati. È vero, dopo la morte del precedente imperatore, il signorino Yoder è divenuto il legittimo erede al trono. Sul serio? Sì. Un presunto erede al trono rapito da un magistrato indegno. Interessante. Capisco, questo incidente significa che io... È una storia troppo compromettente per diventare di pubblico dominio, dico bene? Ma poi io non ho capito, ma l'infermiera è una principessa? Comunque guardate testa di cazzo com'è, sta rimbambita, ha appena capito di aver fatto una cavolata nel momento in cui ha trattato male Yoder, perché sì, trattato come se fosse sporcizia. Io è solo che ha qualcosa a che vedere con la tua decisione di lasciare il castello, vero? Perché volevi lasciare? Perché noi sappiamo che lei voleva scappare via, ma perché voleva avvertire Flynn, perché era in grave pericolo. Però mi sa che c'è un altro motivo. Ma tu fa quel che credi. Ma non ho rispetto per un impero che rimane inerte di fronte alle atroci sofferenze del suo popolo. Bravo, Yuri, bravo. Yuri, amore. Tu cosa hai ottenuto invece, voltando le spalle a quell'impero che detesti? Secondo me non ce l'hai tanto per l'impero, Flynn. Ce l'hai tanto per il fatto che Flynn ti abbia voltato le spalle. Com'è quello, non tanto l'impero. Abbiamo bisogno di un governo in grado di promulgare leggi eque, così che i cittadini possano vivere in pace. Sì, e tu sei cieco perché non hai visto il sestiere popolare. Quindi non trattare male Yuri perché lui ha fatto la sua scelta e devi rispettare. Esatto. Ma quelle stesse leggi hanno permesso a Ragù di fuggire impunito. Esatto. È per questo che io e te siamo diventati cavalieri, Yuri, per combattere contro simili ingiustizie. Sì, però tu non hai fatto ancora niente. Non siamo riusciti a risolvere nulla strepitando e protestando dal basso. Per questo ci siamo proposti di guadagnare onore e rispetto per cambiare l'impero dall'interno. Ah, quindi entrambi vengono dal sestiere popolare. Quindi anche Flynn, però lui ha deciso di rimanere comunque cavaliere perché è molto accecato dalla figura del cavaliere che deve portare ordine, giustizia. Io sono a favore di Yuri perché comunque la Guardia Reale abbiamo visto non gli importa niente delle persone, quindi anch'io me ne sarei andata piuttosto che rimanere lì. Se fossi rimasta lì allora avrei cercato di cambiare, però Flynn non mi pare che avesse cambiato chissà cosa. Ricordi? Quindi in nome di un futuro progresso dovrei coprirmi gli occhi mentre qualcuno getta dei bambini in pasto ai mostri, è così? Vuoi che io distolga lo sguardo mentre i nostri amici del sestiere popolare finiscono dissanguati dalle tasse? È per questo che ho lasciato l'ordine dei cavalieri.
Sì, lo so, ma quali esiti ha portato il tuo Ovviamente Danica addio? Oh, Kotaka. perlomeno ha cercato di aiutare da vicino le persone, quindi zitto, Flynn. Kishidan ni hairu E mae de forse è cambiato nanika qualcosa kawatta rispetto no al ka? giorno in cui ti sei unito ai cavalieri? Pochino. Poco, però c'è stato, dai. Minimo c'è stato, perché è rimasto lì ad aiutare comunque le persone. E ora, perché se lui fosse rimasto tra i cavalieri, nessuno avrebbe fatto qualcosa per il blastiacque che è stato preso e rubato. Quindi il fatto che lui abbia scelto di lasciare stare i cavalieri ha portato comunque un minimo di cambiamento, e infatti è lui che in questo momento sta cercando di aiutare il popolo, il suo popolo. Quindi Flynn, veramente, statti zitto. Oh, mate, bokumo! Aspetta, vengo con te. No, lascialo da solo, Carol. またやってしまった。L'ho fatto di nuovo. Eh sì, hai fatto incavolare tua moglie, che ti devo dire?僕はただ、Vorrei solo che 有利desse に una前に scossa進んallaでほsua しいだvita. けなPer の。lui, anzi no, facciamo marito, lui いeつlaまでもくmoglie. すぶっていないで。Per lui è tempo di prendere una posizione. フレン。Lin, io vi お恥chiedo ずかscusa しいとper lo ころ。spettacolo imbarazzante. あなたはどうされるんですCosa か？intendete fare ora?言ってもいいのでしょうか？No, ma io seriamente, io sto guardando testa di cazzo, ma questa qua ha le sue cose perenni. Cioè, guardate come muove la gamba, veramente irritata. Ogni volta, ogni secondo della sua vita. Mio Dio, la cosa che godrò è che quando diventerà vecchia avrà un sacco di rughe. Quello sì. Se non ti dispiace, vorrei andare con lui. なぜですか？Perché? È mia moglie, cioè, mio marito. ユーリと旅をHoしてみて、l'impressione che 変molto わっsia た気がすcambiato るんです。durante il mio viaggio con Yuri.帝国とか、L'impero, il mondo世界の景stesso. 色Guardate も。la faccia gelosa di lei. E それと、anch'io 私自sono 身も。cambiata, sono diventata ancora più scema. そうですか。わかりました。Lady infermiera smemorata. Sì,少capisco.年。Ehi tu, ragazzo. Chi? Io? ユーリに彼女を頼むDì a と Yuri di 伝えておい prendersi てくれ。cura di questa nobile fanciulla smemorata. D'accordo, ma perché non lo fai te, dato che sei sua moglie? いいんですか?Sul serio, non hai nulla in contrario?私がお守りしたいのですが、Preferirei occuparmi io della今は sicurezza任務della で余力principessa, がまありません。temo che le mie attuali convenienze non lo permettano. それに、Ma confido non ユciーリのそsaranno ばなら、problemi fin quando resterete私も安心uniti. できます。フレンはHai ユーリを fiducia信in 頼しlui, ていのるんえですね。vero? Ovvio, è mio marito. Assolutamente. 話がまとまったところAvete で、finito, そろそろ行か ragazzi? ない?Possiamo andare! Anzi, Se vogliamo見sperare di失おうよ。raggiungere, dobbiamo darci la mossa! No, Yuri! ったく、Non devi... No, 痛no, いno! ところつきやがって。Seriamente, vedendo com'è andata la storia, lui non dovrebbe arrabbiarsi con se stesso. Lui sta cercando di fare tutto il possibile, quindi... Accidenti, riesce sempre a farmi infuriare. Beh, tua moglie. 何も変わってねえのは、So meglio di chiunque俺にだっaltro te che分non è かってる。cambiato... No, no, un minimo è cambiato. Pochino, pochino, almeno hai dato aiuto, quindi non prendertela. コアの手がかり、Forse dovrei探cercare すindizi か。sul nucleo del Blastia. Ecco, vedi, cioè, lo si vede, lui sta facendo comunque qualcosa. バルボスのいかついなりなら街中歩いてりゃ目立ってしょうがねえよな。連中が逃げるとこ誰か見ててくれると助かるんだけど。Si chiama Barbos? Ah, perché non そうavevo いや、letto レイilブンとかいうおっnome. さん、ラゴーの屋敷でどうしたかな。竜Bella 使いや騎士domanda. 団が乗り込んできて慌くって逃げ出したか。La sede centrale della nostra guilda si trova nella regione ovest di questo continente. Si chiama Dangres. Dovreste visitarla uno di questi giorni. Ghiacciole artigianali ai gusti più squisiti. Tonno, polpo e calamaro. Provate anche altri gusti. No! Insulti, ghiaccioli, vergognati. Raven! Vecchiaccio, vieni qua.
Corvaccio vecchiaccio, vieni qua, ecco, lo chiamerò così. Ehi, è lui, è lì vicino. Ora sì, stravicino, ma mi è inquietante. Quanto è inquietante. Ehi là, ne è passato di tempo. Dopo l'ultima volta, non hai altro da dire, vecchiaccio corvaccio? L'ultima volta? Non capisco a cosa ti riferisci. Beh, conosci il detto, i traditi hanno sempre miglior memoria dei traditori, giusto? Mai sentito questo detto? È stato solo un terribile malinteso, te lo assicuro. Dovresti vedere un dottore per questa tua strana tendenza a causare problemi senza volerlo. E tu avresti bisogno di una sforbiciata con la linguaccia lunga. Hai sempre la risposta pronta, eh? Ma se non la smetti di fare l'idiota, i cavalieri ti sbatteranno di nuovo in cella. I cavalieri hanno sin troppi problemi per preoccuparsi di me. Di recente un gruppo di brutti ceffi affiliati a una gilde si è messo in marcia verso nord-ovest. I cavalieri non potranno chiudere un occhio, giusto? Brutti ceffi, dici? Erano membri della coalizione sanguinaria? Non ne ho idea. E comunque cosa ci facevi alla villa del magistrato? Nulla di speciale, stavo solo cercando un apateia. E cosa sarebbe un apateia? A quanto mi risulta è un nucleo incredibilmente potente. Speravo di trovarlo lì, ma evidentemente ho ricevuto un'informazione sbagliata. Capisco, un apateia. Oh, Yuri, ehi, siamo qui. Ah, mi ricordo di te, vecchiaccio corbaccio. Per me è ora di togliere il disturbo. Già, l'Amazzone sta tornando alla carica. L'Amazzone sta qua. Ma tu insulti le Amazzoni, Yuri. Volevi dire, già, la testa di cazzo? Rompipalle, cazzo? Sta tornando alla carica, cazzo. Questo avresti voluto dire. Fermo, dannazione, ora te la faccio vedere io. Perché l'hai lasciato scappare? Ha detto che è stato solo un terribile malinteso. Come? Che significa? Quel balordo è scappato, ma un giorno o l'altro giuro che lo prenderò. Lascialo perdere, rompipalle. Mettersi contro un soggetto del genere è uno spreco di tempo ed energie. Ah no, forse era rompipalle che avevo chiamato lei. Rompipalle, vabbè. Tutto bene? Serve solo un attimo. Mio Dio, hai fatto un... Cioè, veramente, io che ho l'asma bronchiale. Cioè, io non mi viene nemmeno il fiatone dopo una mini corsetta così. Ma vergognati. Imbranata. Certo, riprendi il fiato, snevorata. Poi dovremo andare. Andare? E dove? Dobbiamo recuperare... sì, recuperare. Dobbiamo seguire la coalizione sanguinaria per recuperare il nucleo del sestiere popolare. Hai raccolto nuovi indizi? Pare che una losca banda legata a una guild sia diretta a nord-ovest. Potrebbero essere loro. A nord-ovest da qui. Che io sappia, in quella direzione c'è solo quella celebre città distrutta da un terremoto. Perché dovrebbero recarsi in un luogo del genere? Buon salvone, ciao Narpo Yuri. Come stai? Spero bene comunque. Ottima idea. No, ottima domanda. Eppure vuoi andare comunque? Zitta, tasta di cazzo. Sì, credo che dovremmo andare a verificare. Tutto bene? Come sta andando su Vesperia? Non ho ancora cambiato idea su Vesperia perché sono rimasta delusa da questo gioco la prima volta che l'ho giocato e per ora non ho cambiato idea. I personaggi sono veramente fastidiosi. Il protagonista ci sta, il mio personaggio è il cane, ma tutti gli altri... Insomma, la storia non è che mi prende così tanto.
E niente, no, perché rispetto agli altri Tales of a cui ho giocato, quelli erano belli. Ovviamente c'è sempre un personaggio un po' fastidioso, ma erano sopportabili. Qui veramente io ancora tuttora non capisco perché è considerato un capolavoro. Veramente, quando è uscito l'edizione definitiva di questo gioco, tutti erano estasiati. Oh mio Dio, il mio gioco preferito, ha una trama stupenda, è il capolavoro in assoluto, è il migliore Tales of di tutto il franchise. Io ero gasata, l'ho giocato e ci sono rimasta male, cioè proprio delusa. Sono meglio gli altri Tales of a cui ho giocato, ovvero Symphonia, Zestiria, anche se il gameplay insomma è un po' così, e Berseria è quello che mi è piaciuto di più. Invece quello nuovo, Erise, ancora non l'ho giocato, però io spero che sia bello. Devo ancora prendere, però io spero veramente che sia bello quello. Ok, ti sei riunito con tutti. Effettivamente a me non è dispiaciuto. Beh, quello lo si può chiedere al mio collega di Dragon Quest 9, che ha come nick Yuri Lowen. Beh, almeno ha scelto un personaggio decente, perché Yuri comunque ci sta come personaggio. Ci sta, ma gli altri, insomma, una che ha cercato di uccidermi mentre cercavo di salvarla, l'altra rompeva le scatole, cioè è il peggiore esempio di tsundere. Questa qua è la versione più brutta che abbia mai visto, sta pipa qua. Aspetta, ecco qua, questa qua è la peggiore veramente, lei è proprio una bulla, veramente, io non potrei mai simpatizzare con lei, manco morta. Questa invece è fuori di testa. Io non me la ricordavo così fuori di testa, ma adesso odio anche lei. Ha cercato di ucciderci e la sua giustifica è: ma tu non vivi nel castello. Quindi qualunque persona che non viva nel castello, non vada nel castello, perché lei ti ammazza. Lui invece è un po' fastidioso, però ci sta, dai. Lui infatti lo leggo normalmente, non faccio le vocine stupide rispetto a queste due qua. Bene, dobbiamo uscire fuori. Dobbiamo andare. Ci sta, eh. Adesso devo vedere anche gli altri personaggi del party quando arriveranno. Perché forse, adesso io non faccio spoiler, l'unico personaggio che mi ha fatto un po', che mi ha dato un po' di sorpresa, c'è stato. Cioè, c'è stato proprio un colpo di scena, sono rimasta, caspita, non me l'aspettavo. E allora quella è stata l'unica cosa carina di questo gioco, il resto, insomma. Ah, qualcosa che non sa la saputella. Chissà. Ammettilo che non sai niente. Oh no, congiunto. Eh sì, mi sa che quella mossa lì della grattatina vuol dire che fa la rapina. Eh sì, 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 sì. Non so come faccio a rubare in quel modo, ma ok. Ti odia, Rapido, ti odia. E fa benissimo. Ah, ho avuto salmone. Oh, che bello. Nuova abilità, difesa. Guardia critica. Ah sì, è vero, perché ho utilizzato l'arma. Quindi ce l'ho attivata adesso. Il problema è che non mi ricordo più. Dura che... No. Eccolo qua. Quindi difesa. Ma l'ho messa? No, non l'ho messa. E guardia critica. Oh, perfetto. Oh, lì c'è qualcosa. No! Accidenti. Ma che moca? Comunque grande rispetto per il marmocchio qui, che riesce a tenere un'ascia così grande. Divento ogni giorno più in gamba.
che si sono feriti con questo serio il nostro futuro. Oh mio Dio, non fare la romantica in questo momento. Ah, di nuovo loro. Vediamo un po', parliamo con lui. Come state? Io sto bene, credo. Oh, ora è diventato più amichevole. Benvenuti al viandante errante. Volete fermarvi a riposare per 50 gold? No, dovrei avere full di vita. D'accordo, tornate quando volete. Grazie mille. Mio Dio, vabbè. Tanto sono debole, anche se non so che livello sono. Ok, da qualche parte qui dovremmo trovare una città. Quella distrutta dal terremoto. Vabbè, io intanto esploro qui, in queste zone, vediamo un po' se c'è qualcosa. No, lì non c'è niente. Ok, lì non c'è. No, 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 no. Non venirmi addosso. E questo cos'è? Ah, ok. E basta? Ah, no, c'è ancora. Ah, è finito, ok. Allora deve essere di là. Sì, c'è un ponte. Io direi di andare per di qua. Ah, ecco qua, la città l'ho vista. L'ho vista, l'ho vista. Allora, potrei effettivamente utilizzare l'acqua, quella bianca, mi pare. Quella fiala lì per tenere lontani, però non importa. Combattere così almeno ho un po' di punti esperienza. Ok, nuovo livello, fatto bene. Adesso è livello 18, buono. No! Oddio mio, così... Io ho cambiato completamente il tempo, subito proprio. Ah, quella è impicchiata, ok. Che seccatura! Ovvio! Per qualsiasi cosa per te è una seccatura. Ok, questa è la città. Wow! La città caduta di Kaer Bokram. Accidenti, questa città è ridotta in rovina. Credo qualcuno vi interessa venire in un luogo simile? Possibile ci abbiano di nuovo attirato su una falsa pista? Di nuovo? What? Non avanzate di un passo, quest'area è sotto la giurisdizione delle lame sterminatrici. Ah, sono quelle! E sono i tizi che avevamo visto all'inizio del gioco. Questa voce. Se abbiamo circoscritto la zona è solo per tutelare la sicurezza dei cittadini innocenti. Nan! Oh mio Dio, ma che schifo di nome è Nan? Nan! Evviva, finalmente ti ho trovato! Ci sono anche Tison e il capo. Com'è andata senza di me? Non osare parlarmi con quel tono da amicone. Tu via, non fare la scontrosa. Mi sono solo perso. Perso? Ah, questa è bella. Sei scappata a gambe levate. Ah, ora ho capito. Allora, perché noi, prima di andare nel bosco dove avevamo trovato Carol,
Quindi Carol è scappato nel momento in cui si trovavano appunto in quella zona lì dove eravamo all'inizio, che non mi ricordo la zona, quello col cancello gigante. Non sono scappato, te lo giuro. Continui ad accampare scuse, eh? Non è una scusa. Ho sconfitto un nuovo orso come ti avevo promesso. Da solo no, ti vorrei ricordare. Altre menzogne. Sì. Più o meno sì, più o meno. Parlo sul serio. È così che ci ripaghi per averti accolto tra le lame sterminatrici? Ah, quindi Carol fa parte della loro gilda. Va bene. Ricordami che è stato a dire. Giuro che questa volta non me la darò a gambe. Al primo segnale di pericolo corri sempre a nasconderti. Per questo sei stato cacciato da tutte le gilde esistenti al mondo. Oh mio Dio. Quindi non è stata la tua prima gilda. Smettila, ora basta! E anche con noi hai chiuso. Matteo! No, aspetta! A nome delle lame sterminatrici vi avverto, andatevene immediatamente da qui. Se non darete seguito a questa intimazione, sappiate che in gioco ci sono le vostre vite. Sti cazzi, voglio morire, ok? Se io volessi morire, che fai? Non! Oh. Ancora non mi è chiaro cosa ci facciano qui le lame sterminatrici. Giusta osservazione! Rita, aspetta! Ah no, scusate! Testa di cazzo, aspetta! Hai già dimenticato l'avvertimento di quella ragazza? Non ci ha vietato di entrare in città! Ma la parte sulle nostre vite in gioco? Lasciala morire, lasciala morire. Fa un favore al mondo se muore. Stai forse insinuando che dovrei obbedire a quella mucciosa? Non farmi ridere, perché io sono la più mucciosa tra le mucciose. In ogni caso, non vedo tracce della coalizione sanguinaria. Diamo un'occhiata in giro. Ciao ciao Rita, muori. Dai, Carol, che questa volta andrà bene, stando con noi. No, che carino, Yuri. Invece sì che ti interessa, perché è la tua ragazza. Tu sei uno spettacolo pietoso, testa di cazzo. Tu lo sei. Sei solo invidiosa perché Yuri e l'infermiera smemorata cercano di aiutare Carol, invece a te nessuno ti ha aiutato. Anche perché poi chi vorrebbe aiutare una rompipalle come te? Che genere di blaster è questo? Ehi, non provare a toccarlo, è mio! Oh, già, si discosta leggermente dalla norma, ma sembra un Kines Blastia. Il suo meccanismo di attivazione è... vediamo... Qualcosa di... non va a rompipalle? Manca l'interruttore di attivazione! È dotato di un nucleo, ma non sembra un modello attivabile con la sua rimozione! Quindi potrebbe dipendere da un interruttore di accensione collocato altrove! Forse se in città fossero presenti diversi blaster come questo! Non mi stupirebbe se esistesse un dispositivo in grado di controllarli tutti insieme! Oh, quindi non possiamo attivarlo? Che peccato. Fai proprio pena, rompipalle. Peccato per cosa? Nah, avevo solo il presentimento che potesse svelare qualcosa di interessante. Grazie, non sono giocattoli per tua informazione. Sono i miei fidanzatini. Non possiamo cercare il dispositivo che lo controlla? Sì! Certo, potremo tentare.
E poi fa ridere, va a dire no, i blaster non sono giocattoli, però lei è la prima che li utilizza come giocattoli. Cioè, secondo lei solo lei può utilizzarli, gli altri no, non hanno il permesso, ipocrita. Sì, ma Yuri fa qualcosa, non stare lì fermo. Oh, sì, certo, non te lo meriti il livello. Ma come potrebbe essere stato un blast? Ha distrutto la città. Esatto, qualcosa non quadra. Ma qui non ci vive nessuno. Egoista, egoista proprio. No, Yuri, non darle la ragione. Non darle ragione. Potrebbe anche essere utile sapere il motivo per cui c'è stato un terremoto, no? Ci sono i blastia qua. Ah, accidente agli uccelli, col rapido è un po' difficile perché è basso. Ok, nuovo livello per lei, nuova abilità difesa. Oh, ultra guardia, ottimo. Ottimo, ottimo, il nostro Carol, dai, almeno non sei così tanto codato, vedi che almeno impari delle abilità utili. Oh. Allora, riduce la quantità di danni subiti, questa è utile. Devo stare anche questa? Sì. Ok. Ok, perché ci sono le bottiglie? Quelle antiparalisi, mi sa che forse il boss può procurare paralisi, forse. Non è stata chiusa da una chiave, ma con qualche altro sistema. Forse da qualche parte è posizionato un meccanismo che sblocca la serratura. Ah, forse i blasti, forse. Questo qua, magari. Ve l'ho detto, non esiste ancora un interruttore, è inutilizzabile. Mio Dio, me lo solo controllare, non rompere. E me ne farò una ragione. Bangari no tsurugi to wa omu ni nani o suru guildo nan desu? Sono na no tori, mamonogari o nariwai ni shiteru nda. Ma... Ah, anche noi possiamo partecipare, cioè essere parte di quella gilda, dato che uccidiamo mostri. No, meglio la nostra gilda. La gilda dei deficienti. E Yuri. La gilda dei deficienti e Yuri. E Rapido. No, anzi no. Perché Rapido è il capo. Non lo chiamo. Vediamo un po', la gilda di Rapido e i suoi bastardelli e Yuri. Questo mi sa che è chiusa, vero? Sì. No, devo comunque pensare a un nome migliore per la nostra gilda personale. Allora, abbiamo trovato un'arma. Perché? No. Ah, è per lei. Ok. Cappello tondo? Oh mio Dio! Sai che vuole diventare Rufy? Sì? Scusate per la tosse. Tu diventerai Rufy. No. Devo fare attenzione a accidenti. Però questa qua, io non so il giapponese, ma sembra che stia chiedendo scusa ai mostri. Ma sei fuori. Oreni katsu no wa 100 nen hayai.
C'è una botola. Si direbbe un vicolo cieco. No, c'è una botola, non un vicolo cieco. Dovremmo tornare indietro, oppure... Aspetta un attimo, do un'occhiata qui. Ma dai, ma si vede. Ma dai. Strano, non c'è neanche una serratura. Possibile. Yuri, un dilettante come te non riuscirebbe mai ad aprire una botola di questo... Vai Yuri, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma che... Non si ha mai che il capitano Codardo si sporchi le mani con una lurida botola come questa. Oh, è... giusto. Beh, andiamo? Pensa se un mostro ti azzannasse un piede mentre stai scendendo. Un bel morso e ops, addio piede. Sembra tutto a posto, forza, entriamo. Cosa sono? Il tuo test manichino da... sì, il tuo test. Sono il tuo manichino da test. Sì. E io sono il protagonista, mi servono delle cavie. Ok, sì, di là sopra non possiamo andare, quindi possiamo scendere. Perché non posso scendere? Scendi. Questo a cosa serve? Inizio le zampe, non farmelo ripetere. Ma perché, mio Dio, non l'ha toccato? Ha solo chiesto. Io come veramente, io come faccio ad apprezzare questo schifo di personaggio? Deve sempre rompere. Veramente, è una rompipalle ai livelli massimi. Se esistesse le Olimpiadi dei rompipalle, lei vincerebbe di sicuro. Mio Dio, ha sempre il ciclo sta ragazza. Potrebbe essere l'interruttore dell'accensione del Kines Blast di sopra. Beh, lei può toccare. Certo. Gli altri no, lei sì. Non succede niente. Brava, complimenti. Fai tanto la saputella e poi non sai neanche accendere un Blastian. Brava. Non hai aereo sufficiente. È solo una scusa. È solo una scusa la tua. Serve una quantità maggiore di air. Chissà se l'anello che ho recuperato alle rovine di Shaikos può tornare utile. Ah, l'anello dello stregone. Non saprei. Allora, è vero che sono passate settimane, però io mi ricordo che era stata lei a spiegare il funzionamento dell'anello. Adesso va a dire la signorina esperta dei blast che non sa? Ma tentare non costa nulla. Idiota. Io questo gioco lo distruggo con gli insulti, veramente. Fa schifo. No, forse è qua. Ok. Ha funzionato! Forse ora possiamo usare il Kines Blast di sopra. Andiamo. Che poi qua l'acqua è strana lì. No, dai. No. Vabbè, dai. Ah, dietro. Dietro. Ma perché io non posso fare le sorprese? Loro sì. Caspita, il nostro Yuri ha finito i suoi punti mana. Scarto 0. Fai tu lo scarto. Ok, forse si può attivare. Oh, funziona. Quindi era quello il dispositivo di attivazione. Allora muoviamoci e... Ma... Qualcuno chiami i carabinieri. Ma questa veramente... Che cavolo. Ti odio. Testa di cazzo, ti odio. Prenda l'entusiasmo! Solo io posso toccare!
Shaikos Isekino Grastia. E come per le rovine di Shaikos? Se non carichiamo il nucleo con l'aereo non funzionerà. Mio dio, mica ci saltava sopra. Ha detto andiamo e fine. Mio dio, non c'è bisogno di picchiarlo. Glielo spieghi, lo fermi, glielo spieghi tranquillamente. Ma questa qua è una bulla proprio. Ah, quindi dovevi usare l'anello dello stregone. Esatto. La odio, veramente la odio con tutto il mio cuore. Muovi, what? Muovi avanti, muovi a sinistra, muovi a destra. Scusate. Sente la gola. Perché oggi fa un caldo, boia, e io che sto anche leggendo i dialoghi, mi sta seccando tutto. Comunque. Proviamo a muovere avanti. Ah, caspita. E però non posso tornare indietro. Ok. Vabbè, lì non c'è niente. Oppure si può salire. Vabbè, proviamo. Ce l'hai fatta, testa di cazzo! Sì, a quanto pare! E sei così affascinante! Mi manterrà la testa! Ecco, adesso lei godrà tantissimo perché lei è una cotta per lei. Ha una cotta per la smemorata. Nuovo livello! Fantastico, doveva essere il livello 18 ora. Sì. Grande, ok, no, qui non posso salire, va bene. No, ma perché? No, allora mi sa che uso la boccetta, dai. Questi nemici mi danno troppo fastidio. Che poi non so nemmeno quanti punti danno di esperienza. Foglia cadente, chi è che l'ha imparato? No, ma mi sa che non va via, se no devo combattere per forza. Scusate. È possibile che debba sopportare questo tormento? Guarda, io ti devo sopportare, non tuo. C'è sempre il ciclo, sta ragazza. Sempre il ciclo. E io lo posso dire tranquillamente, perché tanto sono una donna anch'io. Bottiglia al limite. Ma ah, ok, questa è la bottiglia per l'oltre limite. Utile. Lente magica. Eh no, ma ce l'ho pieno. Ah no, posso? Ok. Qualcos'altro? No. Adesso bisogna capire se andare sopra o giù. Provo a vedere giù. No, provo a vedere sopra. Anzi, intanto salviamo e poi proviamo a vedere sopra. Perché se qui c'è il salvataggio vuol dire che c'è qualcosa di importante sotto. Roba, gelatina, vestito da cocktail, ok, cintura XXL, ok, non sapevo che fossi una grassona, Rita scassapalle. Quindi te lo diamo assolutamente. Eccola qua.
Talismano, no, chi è che aveva il vestito da cocktail? Ah no, a te non te lo do, non te lo meriti. No, devo per forza darlo a lei. Inadatto alla battaglia, risulta elegante. No, non li... no, 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 col cavolo. Non me ne può fregare niente se aumenta la difesa, non se lo merita. Ah, ce n'è un'altra, ma allora lì sotto... Oddio. Cosa potrei fare? Vabbè, ormai sono salita qua, dai. Intanto esploriamo la zona, poi vediamo sotto. Che succede? A quanto pare la coalizione sanguinaria non è mai stata qui. Quei cacciatori fanno parte delle lame sterminatrici. Quell'uomo l'abbiamo già incontrato alla roccaforte di Deidon. Ecco, roccaforte di Deidon, è lì che abbiamo conosciuto quei tre personaggi. Sì, ora ricordo, le nostre strade si sono già incrociate. Quello è il leader della tua gilda, giusto? Eccolo. Vuole affrontare quel mostro da solo? Wow. No, impossibile! L'ha sconfitto al primo colpo? Quello è un colpo fatale. Un colpo fatale? Si tratta di una tecnica di straordinaria potenza, padroneggiata solo dai migliori spadaccini. E come funziona? Come funziona? Ma cosa ne so, sono il codardo della gilda. Ah già, lei legge un sacco di libri. Colpo fatale, un attacco di notevole potenza che permette di sbilanciare l'avversario, seguito da un ulteriore affondo da sferrare con il giusto tempismo per finire la vittima. Hai letto anche questo in un libro? Sì, esatto, rompipalle, non l'avevi capito? Beh, sembra più facile a dirsi che a farsi. Vuoi rientrare in quella gilda con tutto te stesso, non è vero? Ma fatti gli affari tuoi. Cosa te lo fa credere? Poi fatti gli affari tuoi. Questo avresti dovuto dire, Carol. Come? Carol, vuoi tornare a far parte della gilda? No, affatto. Ne ho abbastanza di dare la caccia ai mostri. Non vuoi o non puoi? Se non ho capito male, sono stati loro a scaricarti. No, avevo già deciso da un pezzo di tirarmi fuori. Ah, sul serio? Beh, se lo dici tu. Allora, possiamo andare? Beh, io sono felice di averti ancora tra noi, Carol. In ogni caso, perché credete che abbiano inviato qui un contingente simile? Giusto, se volevano solo eliminare quel mostro, una persona sarebbe stata più che sufficiente. Questo è vero, c'è un gruppone lì. In effetti, non avevo mai visto tanti membri della gilda tutti insieme. Davvero? Sì, quasi tutti i membri sono lupi solitari, difficilmente viaggiano in gruppo. Allora mi sa che c'è un bestione gigante, allora. Forse è il bestione che magari è un bestione nascosto qui che ha causato il terremoto, forse. Purtroppo non me lo ricordo il gioco. Ed è piuttosto strano che persino il capo si trovi qui. Il mistero si infittisce. Volete seguirli per scoprire cosa abbiano in mente? Nah, sembra una storia interessante, ma non ho tempo da perdere. Dopotutto, lui sta cercando i membri della coalizione sanguinaria, giusto, Yuri? Già, non posso preoccuparmi di due gilde insieme. Una basta e avanza. Bravo, Yuri. E c'ha ragione, che cavolo, basta avere problemi. No, cosa? E quella da dove è spuntato? Ah, ok, il tutorial. Credo che proverò con la tecnica. Cosa vorresti provare? Quello che avevi spiegato te, smemorata. La tecnica del colpo fatale.
Ehi, sia così semplice. Fin quando non proverò, non lo saprò mai. Devo solo ricordare ogni passaggio. Per iniziare, attacca l'avversario per fargli perdere l'equilibrio. Alla grande. Yuri. Sferra un altro attacco e preparati a eseguire il colpo fatale. Come faccio? Sì, la vedo. Cosa vedi? La mia occasione per colpire. Ah, RT. Oddio, ok. No, che figata! Serve una discreta maestria, ma non è troppo difficile. Pensate di poterci riuscire seguendo il mio esempio? Forza, andiamo! Scusate. Colpisce i nemici con colpi fatali per incrementare la frequenza di rilascio degli oggetti, la quantità... Oh, caspita! Quantità di esperienza e... Cos'è il PC ottenuti? Boh, non lo so. Punti combattimento, forse. Boh, non lo so. Non può capire questa meccanica. Nuova pagina aggiunta al libro di battaglia. Ok, e intanto combattiamo anche questo. E poi possiamo aprire? Sì. Oh, tesoro. Corvo sacro. No, che figata. Nuova arma per te, lupetto. Allora, Kotaro, noi abbiamo... Esatto, abbiamo ottenuto le abilità. Quindi con questo potrò avere scatto e recupero. Buono. Buono, se imparo recupero, tanta roba. Cioè, non sarà pronto soccorso, però almeno. Ok, provo questo. E lì c'è anche qualcosa. Proviamo ad andare avanti. No, a destra, voglio vedere quello. Cos'è? Tsurugi, di chi è? Tuo. Ok. No. Ok, nuova abilità, forza, difesa. Ok, buono. Quindi glielo sistemiamo. Questo e difesa. E poi spiriti. Ecco qua. Antiviolazione riduce la probabilità che la difesa sia violata. Lancia tutto, consente di usare oggetti in favore di un alleato. No, e dopo fa casini se utilizza gli oggetti. Niente, nessuno che commenta questo? Strano. Wow, che salterino che sei, Yuri. Adesso andiamo sopra e andiamo dall'altra parte. Avanti. Ok, veloce, veloce. Ok, lì non si può andare, però posso andare qua. Niente, nessun oggetto?
Indizio sulla parola chiave. What? Nota di ricerca rinvenuta a Kaer Bokram. Sul biglietto compare la parola sfera. E l'altra è basta? Sfera e basta? Cuoio lamellare. Armatura in pelle con strati di cuoio. Ok, questo qua è utile. Possiamo dare a lui. Invece la maglia di ferro magari. Ah, lui non può avere. Ok, va bene, niente. Basta, non c'è altro. Però ho ottenuto un oggetto chiave. Buono, dai. Adesso devo scendere, perché mi sa che di là non si può passare. Eh no, perché c'è l'acqua lì. No, ma questo attacco qua rapina, proprio non ottengo nessun oggetto. Eh no, non posso passare, quindi devo ritornare giù. Ok. Ah, c'era questo. Non l'abbiamo utilizzato. No, 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 stammi lontano. Via, via. Dove possiamo andare? Avanti, sinistra, destra. Avanti. Ci eravamo passati? No, mi sa di no. Controlliamo, magari c'è anche qua un oggetto chiave, stuoia, ok? Nebbia magica, cristallo con uno strano fumo sigillato e all'interno incrementa la velocità di fuga. Oh, mio, dammelo. Così se devo fuggire... Ah, però riduce, vabbè, chi se ne frega. Lo voglio. Niente, non c'è niente. Mi sa che è congiunto? No, ok. Ok, nuovo livello. Ascia da guerra, questo da dare a Carol. Ok, uccidiamo questo e vediamo se c'è qualcosa giù. No, non c'è niente. E adesso? Posso andare sopra? No. No, adesso come... Ah, ok, si può scendere da qua. Ok, quindi devo fare un'altra strada. Qui c'ero già andata? No. Ah, le porte che erano chiuse adesso sono aperte, allora posso andare a vedere. C'era anche di là una porta, voglio andare a vedere. Eccolo qua. Vediamo se è aperta. Sì. Ecco qua. La seconda parola chiave. Luce. Spera di luce allora. Gelatina dell'arancia. Lì basta. Ok. Spero di aver visitato quasi tutto delle porte lì che non erano accessibili. Intanto usiamo questo. Allora, avanti, sinistra e destra. Ma se io faccio destra, cosa succede? Ok. Che deficiente che sono. Questo si può andare solo avanti. Accidenti, non mi ha nemmeno sfiorato, dai. Ok.
俺もぼやぼやしてらんねえな。そうだ、俺に勝つのは100年。Allora, andiamo sopra. Ok, di là non c'era niente, no. Qui c'era andata, no, non si può andare. Non ho mai ho avuto occasione di chiedertelo, ma... Dici a me? Perché non sei tornata alla capitale da Porto Torim? Perché? Ah, ma certo, l'infermiera spivolata doveva riferire a Flynn che qualcuno lo stava inseguendo, giusto? Esatto, e a quel punto non avevi più motivo di proseguire il tuo viaggio. Beh, vedi... Ehi, e comunque, chi era questo misterioso inseguitore di Flynn? È vero, è vero! Chi era? Ah, non lo sa, mi sa che l'ha sentito e basta. Non lo so con esattezza. Non era Ragù? Quel perfidone? Yoder era sulla nave di Ragù. E Yoder è l'erede al trono. Sì, e allora? Credo che la vera missione di Flynn fosse proprio quella di rincracciare Yoder. Eppure non capisco perché sorgano simili attriti tra i pezzi grossi di uno stesso impero. Mi spiace, ma non saprei proprio risponderti. Beh, non ha importanza. E per quanto riguarda te, sei certa di non voler tornare indietro? Beh, dicevo che mi sono lasciata trasportare. Ho continuato a seguirvi anche dopo Porto Torim. Forse in fondo volevo solo continuare a viaggiare con voi per quanto possibile. Dopotutto non abbiamo ancora recuperato il nucleo del Blastia. È vero, ma la questione riguarda solo me. E non posso aiutarti? Sì, certo, sei sempre la benvenuta. L'importante è che non mi tiri un vaso in testa. Grazie. Ok, allora forse qui c'è un altro indizio. Ah no, non era l'altro indizio. Però non so, io qua ho controllato. No. Scusate per la tosse. Allora facciamo così, scendiamo giù adesso. Intanto salviamo, ovviamente. Allora, sotto secondo me non c'è un boss, perché di solito dovrebbe dare un diario color blu che ti fa anche salvare la vita. Sì, salvare la vita. Recuperare la vita. Quindi potremo andare giù tranquillamente. Mamma mia, che scale. この町は後継リカズの様式の建築ですね。元々古い町だったんですね。相変わらずそういうのは得意だな。こんな風にして壊れてしまうなんてもったいない。ねえ、私らこんな紙臭い場所をゆっくり観光してる場合なの？確かに。そこは結構危ないことあるしな。そう思うなら目的を持って行動した方がいいわよ。 あの丸い屋根は。でも、ラッシャーターに立ち寄りな。カボロ、サラボロ、な、アサシナ、ロケカボロ。旦那。これ、それ、見て。あ、私、個人的に、私、見て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 、見
Io non mi sento per niente bene. E Sirura, che cattivo come te, se ne è accorto? Come ci permetti, rompipalle? Un attimo, vuol dire che lo senti anche tu. Allora sei debole quanto me. Ah, che strana sensazione. Yuri, e anche infermiera smemorata. Sto bene. Rapido è quello migliore. Forse sarà meglio recuperare le forze. Possiamo fermarci qui e guardarci intorno.
erano così alti. Ma che cosa succede? Da quando siamo arrivati qui? Ah no, scusate, non era un punto di domanda, non era interrogativo l'ultima. Aspettate che ripeto. Ma cosa succede? Da quando siamo arrivati qui? Se un mostro ci attaccasse ora, non credo riuscirei a combattere. Dire frasi del genere è il modo migliore per attirare i mostri. Vabbè, non l'ha detto mica ad alta voce. Niente, non ce l'ha fatta. Yuri, se vuoi continuare a svenire potresti farlo in mezzo a una strada affollata. Non ci sarò sempre io ad afferrarti. Bravo Yuri, bravo. Bravo. Solo perché sei una principessa, non comportarti come lo stereotipo da principessa. E dai. Sì, grazie, è tutto a posto. Che succede? Questo è... Cosa? Credevo che l'ero non fosse visibile a occhio nudo. È vero, a condizione che non si addensi troppo. Infermiera smemorata, non avevi detto qualcosa riguardo alle elevate concentrazioni di E? Possono creare seri problemi, giusto? Esatto, in specifiche circostanze le masse di aere a elevata densità possono nuocere alla salute dell'organismo umano. Mi avevano fatto svenire anche nei boschi di Kuoi. Ah, è vero, era svenuta prima. Sul serio? Accidenti! Forse dovremmo andarcene da qui. Ma non sappiamo ancora se quei mercenari siano effettivamente nascosti in questa città. Hai ragione, ma... Forza, muoviamoci! Cosa può fare? Questo blast è collegato alla porta! Come facciamo ad aprirla? Se non sbaglio, dobbiamo ordinare questi simboli per formare la parola giusta. Non sarebbe più semplice distruggere il meccanismo? Non credo che sia una buona idea, e se la porta restasse bloccata, ecco la cosa intelligente che ha detto fino adesso. L'unica cosa intelligente, perché effettivamente se c'è un macchinario, non è detto che rompendo possa aprirsi. D'accordo, in un modo o nell'altro troveremo una soluzione. Allora dobbiamo indicare le lettere giuste per la combinazione? Quali lettere? Ci servono degli indizi, altrimenti non riusciremo mai ad aprire questa porta. Allora, in teoria noi ce l'abbiamo, intanto prendiamo questo. Oi, aggrere na yo. Daijoubu desu.建物はボロボロだし、外は草がぼうぼうだし、実際歩いてみると結構ややこしいからな。街の先が見えてるのに道が閉ざされてたりしてるからね。あれ？エステル？横道それちゃいました。はぐれるなって言ったばっかりなのにな。あんたらも気をつけてよ。迷いやすいんだから。 Ovvio che non hai conosciuto nessuno in grado di perdersi, perché non hai mai avuto amici. Un dispositivo per l'inserimento dei codici. Inserisci la parola chiave. Ah, devo scrivere. Se fosse. Noi abbiamo trovato sfera e luce. E se fosse. Luce, sfera? Perché sfera, luce, non so se va. Vabbè, io provo a scrivere luce, sfera. Proviamo. Luce. E poi staccato sfera, oppure... Oppure luce sfera... Magari ci sta? Sì. Oppure sfera luce, adesso bisogna vedere. Io intanto faccio conferma. Sì, ma voglio fare conferma. Ah, ok. Parola chiave non corretta. Non era quella giusta. Allora è sfera luce. Allora è sfera. Poi lo spazio e poi luce. Perché erano separati, quindi in teoria dovrebbe essere separato. Vediamo se adesso va.
come non corretta? Aspettate. Mappa, record, bestiare. Dove che si va a vedere? Oggetti, eccolo qua. Noi abbiamo trovato, ecco qua, indizio chiave 1, luce, ok. Ah, ok, ci manca una parola. Ci manca una parola, questa è 3, quindi devo tornare sopra. Allora, andiamo sopra, vado a fare salvataggio, poi... Vado a fare un attimo una pausa, che devo anche bere l'acqua, perché ho la gola disidratata e se devo continuare a fare i dialoghi devo avere la voce pronta. Accidenti a questo gioco. Ok, salviamo. Ok. Allora, vado un secondo in pausa, arrivo. A fra poco.